Gloria a Dio, pace a tutti. Io sono grato al Signore perché veramente quanto è bello e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. E siamo appena usciti dalla chiesa, quindi sono ancora proprio ripieno del Signore perché abbiamo avuto una bella manifestazione dello Spirito Santo. E quindi voglio portarvi ancora subito a quel pensiero che Dio ha messo nel mio cuore. Voglio parlarvi della perseveranza, e il titolo proprio è questo: La perseveranza paga. E mi ricordo che proprio in questi giorni, in questo tempo, Dio mi ha parlato proprio in maniera specifica sulla perseveranza. Infatti, ha detto un famoso predicatore: la lumaca salì sull'arca con perseveranza. E quindi voglio parlarvi proprio che se noi perseveriamo, se noi proseguiamo, Dio arriverà. Perché ricordiamoci che Dio non arriverà mai in ritardo. E quindi voglio portarvi subito alla parola, a leggere insieme a me dagli Atti degli Apostoli al capitolo 3, dal primo versetto. Ripeto, ricordiamoci proprio in questo passaggio, la perseveranza, e vogliamo leggerlo insieme, e dice così: perciò Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona. Mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno, ripeto, ribadisco, ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detto Bella per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, gli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento, dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto, mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni. Tutto il popolo stupiva, accorse a loro al portico detto Salomone. A noi, cari nel Signore, a noi, perché abbiamo talmente tanto materiale da poter prendere questa sera, materiale spirituale per la nostra edificazione, per la nostra benedizione, che non mi basterà 20-30 minuti, ma lo facciamo bastare, perché potremmo parlare fino a domani mattina. Ma quello che voglio portare alla vostra attenzione è che questo zoppo veniva portato al tempio ogni giorno. Abbiamo letto proprio all'inizio: ogni giorno deponevano questo zoppo alla porta del tempio, detta Bella. Ogni giorno, ripeto, giorno per giorno, ogni giorno, giorno per giorno, ogni giorno. Quindi non voglio far, diciamo, risaltare gli apostoli questa sera, ma persone a noi sconosciute. C'erano delle persone che portavano questo zoppo ogni giorno al tempio.
E io credo fermamente che mentre noi parliamo, mentre noi predichiamo, ci sono persone che non conosciamo, che portano al trono della grazia di Dio ogni giorno dei pesi, delle difficoltà, delle malattie, in preghiera, in orazione. Credo che mentre noi, magari quello che faccio io, qualcosa di visibile, dietro di noi, persone che non si vedono, che non conosciamo, stanno pregando per noi giorno e notte. E questa è la perseveranza che Dio richiede a noi. Questo zoppo ogni mattina, penso, già pensava a quel momento che arrivavano quelle persone che non conosciamo, che portavano questo zoppo al tempio. Ogni giorno, e ribadisco, io credo che ogni mattina ci sono delle persone che pregano affinché il regno di Dio si possa manifestare, perché il regno di Dio non si può manifestare se nessuno prega. Infatti la Bibbia dice: cercate prima il regno di Dio. Quindi, come si cerca il regno di Dio? Come si portano le situazioni al Signore? Pregando, adorando, orando, intercedendo. Gloria a Dio per queste persone. Oggi non il vanto non va a noi, non va a me. Perché chi si vanta nel Signore, ma sicuramente tutto quello che stiamo facendo è frutto delle preghiere fatte con perseveranza. La perseveranza paga. Non è frutto di nessuno questo programma. È frutto di persone che ci hanno creduto e hanno pregato, hanno perseverato. Gesù può dire: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle prove. La perseveranza è qualcosa di importante. Questo uomo, pensate un po', se proprio in quel giorno avesse detto: oggi non ci vado, oggi resto a casa, si sarebbe perso l'incontro con Pietro e Giovanni. Avrebbe perso la guarigione, la liberazione, avrebbe perso di entrare finalmente nel tempio, una vita di stare fuori dal tempio, fuori dalla porta e mai entrare. Se in quel giorno avesse detto: questa volta mi sono stancato, non ci vado più. Non passava sicuramente la corriera, ma passavano questi amici con un carro, con qualche cosa, con qualche aggeggio che permetteva il trasporto di questo zoppo fino al tempio. Ma lui fedelmente aspettava l'orologio, aspettava quel momento, nell'ora della preghiera. Quando accadono i miracoli? Quando avviene questo miracolo? Nell'ora della preghiera. Alleluia. Vogliamo leggere qualche versetto? Vogliamo leggere Luca capitolo 11, versetto 9? La perseveranza. Luca capitolo 11, versetto 9. Chiedo alla regia di aiutarci a proiettare questo versetto che parla sempre della perseveranza. Luca dice così: io vi dico, che bello, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Dice successivamente, ancora spiegando meglio questo versetto: chiedete con perseveranza. Chiedete con perseveranza. Dobbiamo chiedere senza stancarci. E questo zoppo aveva degli amici che lo aiutavano, stavano stimolando, come vuole essere questo programma, ti vuole aiutare. Ti vuole portare al tempio, ma tu devi perseverare, non ti arrendere. Continua,
Insisti, a tempo, è fuori di tempo, non ti scoraggiare, avanza, perché arriverà il momento, arriverà quel benedetto incontro che Dio ha stabilito per te come per quel zoppo. È quello che mi rende orgoglioso della Bibbia, quello che mi rende orgoglioso della mia fede, è che tutti i veri miracoli danno gloria a Dio. Quell'uomo guarito non ringraziò Pietro e Giovanni, ma tutta la gloria, anche il popolo che vide e stupì, diede gloria a Dio. Alleluia. Quel momento in cui finalmente avviene quell'incontro, come per te in questo momento. Non guardare a me perché io non ho né oro né argento. Forse avrò 5 euro nel portafoglio, se mi va bene, ho 5 euro. Se non arrivano i miei figli prima, poi anche 5 euro se ne vanno. Ma a noi non interessa darti dei soldi. La storia si ripete anche noi, questa sera ti vogliamo dire, non guardare noi per avere qualche compenso. Noi non abbiamo né oro né argento, ma quello che abbiamo. Anche noi te vogliamo dare, dovunque ti trovi, dovunque sei, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Alzati dove sei in questo momento, prendi coraggio e prendi forza. Rialzati da quella situazione, rialzati da quel mal di testa. Io non ho né oro né argento, l'ho detto prima, ma anch'io voglio dirti la stessa parola, la parola di Dio. Io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo. Alzati e cammina. La perseveranza nel pregare e la perseveranza nel servire. Voglio prendervi un altro versetto e vogliamo prendere il libro di Daniele, capitolo 6, dal versetto 20 al versetto 22. Ripeto, Daniele, sempre in aiuto, gloria a Dio, grazie per la regia, siete meravigliosi. Dio vi benedica. Quando fu vicino alla fossa, il re chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con, sottolineate questa parola, sottolineate questo versetto, che tu servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni? Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re, e continua, il mio Dio ha mandato il suo angelo, alleluia, che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Che bello! Il Dio che tu servi con perseveranza. Ma vi rendete conto? Il re gli ha fatto il complimento più grande che gli poteva fare. Ha riconosciuto in Daniele un servo di Dio che serve il suo Dio, che serve il suo Signore con perseveranza. La perseveranza paga sempre. La perseveranza paga sempre. La perseveranza paga sempre. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Ogni giorno deponevano lo zoppo davanti al tempio. Ogni giorno pregava, ogni giorno aspettava, ogni giorno, giorno per giorno, zoppo dalla nascita. Non aveva mai camminato, non sapeva muovere le gambe, non sapeva niente. Tante volte se lo era immaginato. Tante volte l'ha sognato, ma effettivamente non l'aveva mai realizzato.
Ma chi ha fede realizza le promesse di Dio. Con perseveranza pregare il Signore e servire il Signore. Daniele, Daniele, il Dio che tu servi con perseveranza ha potuto appagarti, liberarti? Certo, Signore, certo, mio Re, perché noi serviamo un Dio vivente, è vero, che vede ogni cosa, capisce la tua sofferenza, ma vede anche la tua perseveranza. Non ti sei arreso, sei arrivato qua, fino a questa trasmissione, a questa parola, a questa predicazione. Io sono l'ultimo dei predicatori. E se sei ancora in ascolto, vuol dire che hai avuto perseveranza e sei rimasto fino alla fine. È come una maratona. Tanti partono. Partono migliaia di persone. Se avete visto la maratona di New York, oh, quante migliaia e migliaia di persone vengono da tutto il mondo. Ma non arrivano tutti. Non perseverano tutti. Tanti partecipano alla gara per farsi vedere, per fare qualche chilometro. Ma ci sono quelli che iniziano la gara e nella mente l'hanno già finita, nel cuore l'hanno già finita, perché ci hanno creduto, hanno perseverato. Gloria a Dio. Leggiamo un'altra porzione. Leggiamo anche Ebrei, capitolo 12, versetto 1. Parlando di maratona, questo versetto calza bene. Ebrei capitolo 12, versetto 1. Alleluia. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo, vada bene, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria al nome del Signore. Vogliamo pregare con perseveranza, vogliamo servire con perseveranza e vogliamo correre con perseveranza verso la meta che Dio ha messo davanti a noi, fratelli e sorelle, tutti quelli che siete in ascolto. Abbiamo iniziato una gara e noi taglieremo il traguardo alla gloria di Dio. Per tutti quelli che con perseveranza stanno pregando, stanno servendo, stanno correndo, arriverà il momento, arriverà il beato giorno. Tutti sono beati quelli che hanno amato la beata apparizione. Beati siamo noi quando perseveriamo, quando non ci stanchiamo. Pensate, scusate se ritorno un attimino a quello zoppo. Non pensate forse che era stanco, era stufo. Stare sempre davanti al tempio e mai poter entrare. E infatti, quando poi fu guarito, si prese Pietro e Giovanni ed entrò con loro. Non solo è entrato, ma si è aggrappato a quei due servi. Non li mollò un attimo, perché quando riceviamo la benedizione, proteggiamo la benedizione. Quando riceviamo, proteggiamo, perché quello che riceviamo dobbiamo tenerlo come un tesoro nascosto, la grazia di Dio, i suoi doni, i suoi misteri, tutto quello che è da Dio, quello che viene da Dio e quello che riceviamo dal Signore, teniamocelo stretti come un tesoro, deponiamolo. Custodiamolo e perseveriamo fino alla fine, fino alla fine. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo. Non ho né oro né argento, ma questa parola che vale molto più dell'oro finissimo, io lo depongo nel tuo cuore. Io lo depongo nella tua vita, afferrala, credila, arriverai l'incontro con Gesù, che
ti aiuterà, ti salverà e un giorno ti porterà in cielo. Alleluia, grazie Signore. Alleluia. Voglio pregare insieme a voi. Non mi voglio dilungare perché questa è la parola e questa vi do, né più né meno. Vogliamo pregare e vogliamo farlo con tutto il cuore. Gloria a Dio Padre, nel nome di Gesù Cristo. Signore, nel nome di Gesù Cristo, noi non ci stancheremo, noi non ci fermeremo, ma proseguiamo ad annunziare, a proclamare la tua parola. Quella parola, Signore, che arriva dritto al cuore e su cui noi ti chiediamo che le persone che ci ascoltano possono mettere la fede, perché la tua parola produce fede. Signore, possono oggi, dovunque si trovano, alzarsi in piedi per la virtù e la potenza dello Spirito Santo, come quello zoppo con un balzo si alzò e glorificò il nome tuo. Padre, così ancora oggi desideriamo che tanti che ci ascoltano possano alzarsi in fede, possono alzarsi in salute, in guarigione, in liberazione, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Ed entrare con noi nel tempio, cioè nella comunione intima con te. Quelli che stavano fuori fino a un minuto fa possono entrare con noi camminando, saltando e lodando il nome del Signore. Entra, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori? Entra, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori? Entra insieme a noi per dare gloria a Gesù. Grazie, Padre, ancora per il proseguo, per ogni vita che ha ascoltato, che diventi una vita cambiata, che si trasformi, che da una posizione seduta, da una posizione sterile, possa mettersi in piedi e possa guardare a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen ed amen. Gloria a Dio.